Sottoporta Show, Raffaele Russomando e Maria Villani in conduzione. Ci risiamo? Ebbene, allora, abbiamo il nostro primo ospite. Io sono molto felice di riavere qui con me dopo, diciamo, la baldoria della scorsa stagione con il caffè di Sottoporta e anche in qualche occasione con Sottoporta Show. Sono felicissimo di avere qui in nostra compagnia il buon Gennaro D'Alena di Teleclub Italia. Ciao Gennaro, ben ritrovato. Buonasera a te, buonasera a Maria. Ciao Gennaro. Ciao, sono lieto di essere tornato a distanza di quasi un anno, forse in termini di anno solare no, però questa giugno, ma è da un po' che non ci sentivamo, siamo È arrivati. vero, è vero, è vero. Beh, e lo facciamo in un giorno molto particolare, in un momento Molto particolare. particolare. Tutto, diciamo, tutto molto interessante, senza proprio alcun dubbio questo. Caro Gennaro, ti faccio subito chiaramente la prima domanda e sono sicuro che anche Maria abbia tante curiosità per te. Questo sicuramente è un momento un po' difficile, diciamo, del Napoli, anche se la classifica direbbe il contrario. C'è poca brillantezza e che cos'altro manca secondo te alla squadra di Maurizio Sarri in questo Beh, momento? anzitutto è uno dei momenti forse più delicati dell'epopea Sarri a Napoli, eccezion fatta per l'inizio, ma dall'inizio tutti quanti ci aspettavamo delle difficoltà, che si cambiò modulo, si cambiò tecnico, venivamo dalla rivoluzione Benitez, quindi diciamo questo è il vero primo momento di difficoltà dell'era Sarri, anche se il momento di difficoltà sembrerebbe paradossale. Dopo una sconfitta a distanza di tantissimi mesi, dopo dei risultati straordinari che lo stesso Sarri, insomma, ha snocciolato sotto forma di dati nella conferenza stampa pre-Feyenoord, oltre che poi in quella nervosa Certo, post-Feyenoord, insomma, beh, sì. è chiaro che questo momento di difficoltà è ingigantito dalle straordinarie aspettative che la partenza sprint che Napoli ha avuto in campionato quest'anno, oltre al finale straordinario di quella scorsa, insomma, ha un po' amplificato la sensazione di momento negativo, però ci sta, che ha perso contro la Juventus, quindi non l'ultima delle squadre, Ah, beh, no, l'ultima arrivata, come no, no. la detentrice di 6 titoli nazionali consecutivi, siamo ancora secondi ad un solo punto di distanza dal leader. Con questo voglio dire che a inizio stagione, prima dell'inizio della stagione, anzi, se ci avessero pronosticato un piazzamento in classifica di questo tipo, in questo momento della stagione, tutti saremmo stati preventivamente soddisfatti. È chiaro che invece la sensazione di superiorità amplificata anche dai giudizi, purtroppo viene molto spesso anche nostri della stampa, insomma, Beh, beh, certo. ha un po' falsato insomma, la considerazione o la forza stessa di questo Napoli, che sia una squadra di ottimo livello, e però chiaramente non è una squadra che avrebbe dovuto dominare il campionato, Ah, no, no, mettici no. anche poi gli infortuni che hanno determinato Quelli l'infortunio di stanno Gennaro giocando un Pirlo, brutto scherzo, effettivamente. successivamente quello di Gullam, in una rosa che amplissima da un punto di vista non strettamente numerico ma qualitativo, non amplissima non lo era, e quindi chiaramente queste difficoltà adesso si stanno palesando, è un momento molto delicato dal quale mi auguro il Napoli riesca a tirarsi fuori già domenica prossima contro l'Udinese. Esattamente, no, perché poi lo ricordiamo, ecco, insomma, domani alle 20:45 ci sarà il derby d'Italia fra Juve ed Inter e quindi inevitabilmente qualcuna dovrà perdere Porterà di punti. punti, Però sarebbe speriamo tutti e appunto, due, esattamente, speriamo noi tutti e due che possano perdere chiaramente punti con un bel pareggino e lo diciamo senza. ovviamente i punti sarebbero persi successivo successo del Napoli, Eh insomma, beh, quindi certo, immagino, anzi, se no, paradossalmente c'è pure la beffa e non ce lo auguriamo ed è un bel banco di assolutamente. prova quella con la Fiorentina. Io ho qui Maria che ha una curiosità per te, caro Gennaro. Di nuovo ciao Gennaro, senti, visto che tu conduci o co-conduci un programma che ti pone a contatto con le persone, volevo sapere da te che polso hai tastato alla tifoseria nell'arco di questa settimana? Prevale la sfiducia, prevale il pessimismo, prevale invece un clima di rinnovata fiducia nelle possibilità di questa squadra e dell'allenatore? Come hai visto il panorama azzurro della tifoseria? Diciamo che per quella che è la mia esperienza, insomma, devo dire che noi abbiamo un universo abbastanza variegato di esponenti della tifoseria azzurra, per cui c'è chi
ci sono un po' tutti i tipi, nel senso che c'è chi è come dire, è il pessimista cronico, per cui al primo insuccesso, alla prima sconfitta, seppur importante contro una rivale storica come la Juventus, accento quella sua sensazione di pessimismo, dicendo che Napoli non vincerà mai niente perché ha tutti i mali atavici della città, del vittimismo, del pessimismo, perché il presidente spende poco e quant'altro. C'è chi invece addossa le responsabilità della sconfitta ad un atteggiamento presunto catenacciaro della Juventus, per cui il Napoli ha provato a fare la gara, mentre la Juventus in maniera del tutto insomma anticalcistica, per utilizzare insomma uno dei termini che ho sentito maggiormente, insomma, che la Juventus rappresenterebbe l'anticalcio, ma questo poi è anche opinabile, Ah, perché beh. se i titoli consecutivi e le due finali di Champions stanno a testimoniare il contrario. Quindi attribuendo agli avversari, insomma, quasi con rabbia, il momento negativo del Napoli, soprattutto la sconfitta contro la Juventus. In linea generale devo dire che c'è un atteggiamento di sostegno nei confronti di Sarri, indipendentemente poi dalle esternazioni post-gara col Paio, che non sono state esattamente, che non hanno dato sicuramente la sensazione di tranquillità da parte del tecnico azzurro. No, non C'è proprio. chiaramente un pizzico di acredine nei confronti di De Laurentiis, della dirigente in generale, della presidenza sostanzialmente, perché se è vero che ci sono stati degli infortuni importanti che hanno un po' ridimensionato l'organico azzurro, è vero anche del Napoli di fatto. Quest'estate ha deciso deliberatamente di bypassare la campagna acquisti. Adesso sto Beh. sintetizzando io in parole un po' più articolate il pensiero No, di buone parte dei colleghi, che è magari lo così alla esterno fine. in maniera un po' più semplice, ecco, però di fatto il malcontento è legato soprattutto a questo fatto che viene citato spesso Mario, vengono citati spesso Mario Rui e Umas come simbolo di fatto di una campagna acquisti sicuramente al ribasso da parte del Napoli quest'estate, quindi si dice sì, ok, infortunio di Thuram, ok, infortunio di Kimmich, però magari di fronte ad una campagna acquisti un tantino più consistente, un tantino più elevato, il Napoli magari avrebbe potuto, ecco, sopportare meglio queste defezioni che di fatto invece ci stanno arrecando gravissimi danni, Sì. anche devo dire in relazione poi allo scadimento di forma di alcuni elementi fondamentali, a Beh, sottolineare il questo gol di sì. Asensio, soprattutto nel reparto offensivo. Con Gagliacon e Mertens non mani in rete da un po' di tempo, soprattutto Gagliacon Troppo, troppo. e Amsic, che da troppo tempo ormai latita. Complessivamente però devo dire che magari rispetto al passato, cioè da parte mia, e chiedo dell'esperienza mia, una sensazione di maggiore maturità, di maggiore consapevolezza e della dimensione del Napoli e nella gestione emotiva dei successi e anche delle sconfitte, quindi una crescita sostanzialmente. Tu dici comunque c'è sempre quella parte che bene o male conterrà sempre, però vedi che c'è più Equilibrio, consapevolezza. Ecco, questo è un consapevolezza, grande equilibrio. passo avanti. Ecco, insomma, almeno. Secondo me sì. No, completa, Gennaro, scusami. No, dico secondo me sì, almeno da quello che è la mia esperienza con i tifosi, e sono tantissimi che ci telefonano di varia estrazione sociale, culturale, provenienza geografica, mentre siamo nel napoletano, però Eh beh, insomma certo. di diverse esperienze di vita, ecco, ci chiama il professionista, come può chiamarci l'insegnante, piuttosto che l'operaio, il dipendente, l'impiegato, quindi anche da un punto di vista come dire, della consapevolezza e dell'analisi del periodo che sta vivendo il Napoli, insomma varie esperienze, varie testimonianze, ecco, che mi fanno poi alla fine dire che forse in questo momento rispetto a qualche anno fa c'è un equilibrio differente, ecco, ci sono meno isterismi per le sconfitte, meno toni trionfalistici quando ci sono le vittorie, ecco, si aspetta un po' in maniera un po' più pacata si aspetta questo eventuale successo a fine stagione, ma eventualmente insomma l'ennesima Che è una buona l'ennesimo notizia. rimando, ecco. Il che è una Sì, buona notizia. certamente. Sì, sostanzialmente sì, non so se poi così, forse ho dipinto in maniera un po' troppo rosea, ma la percezione secondo me è una percezione che ho avuto io è esattamente questa, e quindi è chiaro che dipende anche molto da quello che viene veicolato e bypassato sia dalla stampa sia dagli addetti ai lavori. Sì, questo è un altro punto nodale, un nervo scoperto, perché come discutevamo 5 minuti fa io e Raffaele, i titoli per il Napoli sono stati senza prova d'appello crisi, non momento di flessione, Crisi in momento di maniera stanca. perentoria, È un'etichetta ecco.
carta che ti confezionano e ti appiccicano, e tu te la devi tenere così. Certo. Purtroppo devo dire io, ed è un nervo scoperto, molta amarezza da parte mia, la nostra stampa non riesce a fare muro positivo e sano contro questo tipo di informazione che è abbastanza discutibile. Esattamente, io mi... diciamo, poi facciamo parlare certamente, no, ma assolutamente l'ho investito di parole con formulare un pensiero articolato, cioè, è chiaro che voglio comprendere appieno quello che è la vostra posizione, quindi sì. Certamente sì, no, ma io mi aggiungo a quello che dice Maria. Tu di recente, caro Gennaro, diciamo anche sul tuo personale social, sulla tua personale pagina, ecco, avevo dato un'occhiata, ecco, diciamo, ad un giornale, ecco, che più o meno, ecco, diceva qualcosina, ecco, dalle parti di Verona, diceva, prendeva per, diciamo, ironia, quella che ironia non è. Ecco, poi di recente anche un noto giornale torinese, Libero, lo possiamo dire tranquillamente, ha giocato, ecco, come, cioè, che cosa, qual è il tuo pensiero sulla stampa in generale, ecco, insomma, è possibile che si possa fare così facilmente questi titoli? Prima rispondo a Maria. Vai. Rispetto a quelle che sono, insomma, gli isterismi della stampa in generale, di quella napoletana in particolare, è chiaro che anche l'universo comunicazione è un universo molto variegato, per cui ci sono diversi modus operandi da parte di testate giornalistiche differenti, sia che parliamo di testate web, sia di carta stampata, piuttosto che di TV o di radio, per cui ognuno ha il suo stile. Io non credo che si possa in linea di massima dire che la stampa napoletana si comporti in un certo modo piuttosto che in un altro, per il semplice fatto che è talmente variegata, ci sono talmente tante personalità, formazioni intendo culturali. Scusa Gennaro, io però mi riferivo a tutto mercato web, stampa nazionale. Anche nazionale. Sì, assolutamente. No, assolutamente. Ah no, perché altrimenti temevo di aver veicolato male il mio pensiero. Ma io non stavo ergendo una difesa nei confronti della stampa napoletana, attenzione. La stampa napoletana, chiaramente Napoletana, città importante, che parliamo di calcio. Ed è chiaro che è anche una cartina di tornasole per quello che è la comunicazione a livello nazionale, perché Napoli, altre grandi piazze sono Roma, Milano e poco altro, per cui se Napoli si comporta in un certo modo è chiaro che è specchio fedele anche della comunicazione a livello nazionale. Secondo me poi ognuno agisce secondo quella che è la sua linea editoriale, secondo quella che è poi la capacità di analisi dei momenti, che possono essere momenti sportivi o l'interpretazione delle parole dei personaggi, possono essere Sarri, di calcio parlo di Sarri perché è quello che di solito ci dà più spunti. Sarini dà tanti di spunti, è vero. I calciatori si limitano molto spesso a parafrasi fatte, sono poco commentabili. Ma assolutamente. Per quel che riguarda invece il riferimento che facevi tu alla rivista, che non ho difficoltà a citare, che è una rivista bimestrale di tiratura nazionale. Esatto, non ricordavo il nome, per questo sono stato vago, devo essere sincero. No, molto ben immaginata, molto ben strutturata, con argomenti vari, anche a livello di calcio europeo, calcio internazionale, tratta anche di marketing legato allo sport. Una rivista veramente ben fatta, però io, fedele lettore, insomma appassionato lettore di questa rivista, mi imbatto in questo articolo di approfondimento, un reportage sulla tifoseria dell'Hellas Verona. Già questo, insomma, un po' mi urtò. Dell'Hellas, insomma, non tanto per la mia appartenenza alla città a Napoli, all'identità napoletana, ma perché so quali sono i trascorsi e so qual è l'identità della tifoseria dell'Hellas, parlo di ultras chiaramente. E scopro, leggendo questo reportage, approfondendo, che l'autore di questo reportage, non voglio citare il nome, autore con cui ho avuto anche uno scambio epistolare a livello email, che anche nei comportamenti più deprecabili della tifoseria veronese, cioè quelli razzisti, quelli xenofobi, la tifoseria manterrebbe questa presunta ironia, questa presunta, insomma, verve nera, insomma, questa sorta di satira, anche quando lui cita testualmente un autore di cui ha letto questo libro, legato, cioè, che ha come protagonista la tifoseria del Verona. Anche quando la tifoseria del Verona lancia banane ai calciatori di colore del Cagliari, piuttosto che i burattisti, piuttosto che i travestiti da scimmie quando è in Napoli a giocare in casa loro, insomma,
facendo passare queste cose come umorismo, come satira, ma anche se satira nera, addirittura ti spinge a dire, piuttosto che un'adunata norimberghiana, trasforma il tutto in un carnevale mistico. Norimberga è nota per le armate naziste, insomma, quindi ti lascio immaginare il mio stupore quando leggo questa cosa. E addirittura poi lui dopo si spinge oltre, tracciata, insomma, identificando questo quasi come un tratto identitario della tifoseria veronese, come opposizione al perbenismo dilagante, per cui ecco, io sono razzista, sono xenofobo, lancio banane, mi resto da scimmia per essere anticonformista. Anche io aborrisco, cioè nel resto scrivo all'autore dell'articolo che mi risponde, io non ho compreso bene la sua ironia e quant'altro, che io gli ribatto, non mi risponde più, vabbè, punto, insomma, finisce qui, non compro più la rivista. Ha pagato caro, mi sa. Ha pagato caro, anche, diciamo, nei limiti della mia capacità mediatica, insomma, certo. Attraverso le trasmissioni in cui insomma sono ospite o dove lavoro a Telegram, appunto ho cercato di spiegare questa situazione, ma non per arrecare un danno commerciale, semplicemente per dire attenzione, in Italia sta avvenendo questo, anche a livello calcistico, se a Como si presentano delle squadriglie in piedi fermando una manifestazione legittimamente democratica, si dispongono determinate bandiere, determinati vestiti, attenzione, sta succedendo qualcosa, non facciamolo passare come esatere o buttare, ma è qualcosa di più serio, molto più serio. Noi parliamo di calcio e attenzione che anche nel calcio comincia insomma a passare questa idea che tutto è visto. Sarebbe interessante se la cosa poi avvenisse a parti invertite, quali sarebbero le reazioni? Penso che ce lo potremmo immaginare, caro Gennaro. Quando ci si limita al Napoli, è stata la tifoseria azzurra nei confronti di quella veronese, diventò celebre, sai, quello slogan Roma, Giulietta, eccetera. In quel caso viene citata un'opera shakespeariana che non è un tratto identitario di un'etnia, piuttosto che di un popolo, piuttosto che di una cultura calcistica o di Verona stessa, si fa ironia, insomma, appunto, finisce lì. Sostanzialmente è lì, magari si è fatto un po' di folklore, un po' di ironia. Nel momento in cui invece tu dei tratti distintivi di una razza, nelle caratteristiche culturali, piuttosto che somatiche, fai di quello uno spot, fai di quello un simbolo di inferiorità o di subalternità rispetto a un'altra cultura, è chiaro che stai facendo un altro tipo di operazione. Senza dubbio. E se all'interno di quella tifoseria ci sono esponenti riconosciuti a livello nazionale di determinate frange politiche extraparlamentari, tra l'altro, e attenzione, quindi non stiamo facendo politica, stiamo parlando di altri fenomeni, soprattutto sociali, è chiaro che stiamo facendo un altro tipo di operazione, stiamo facendo un'operazione di tipo saggio, ecco, quindi è anche diverso dai manichini impiccati da parte delle tifoserie romane, sono laziale nei confronti dei romanisti, e quella di cattivo gusto è violenta, eccetera, ma stiamo facendo un altro tipo di operazione che in questo momento storico preciso ha anche un significato preciso. Quindi attenzione, abbiamo un po' divagato, no? Certo, no. No, però comunque hai, il senso hai fatto è ben una chiaro. Panoramica sì, molto esaustiva. Io sono sempre del parere, vedi un pochino a parti invertite, soltanto come esperimento. Ti faccio vedere le reazioni, quali sarebbero o non sarebbero. Ma soltanto siamo stati fingiamole di nota di colore di ironia, ma quale ironia? Mi immagino già. Qualche solone già ne ha dette parecchie, e onestamente è meglio. Ha citato libri, io spenderei un velo pietoso, insomma, su quello che è un problema nazionale. Ci sarebbe tanto da dire. Tristemente c'erebbe tutta una serie di titoli che lasciamo perdere veramente ma anche due veli, anzi forse pure tre, dai, lasciamo cadere la cosa. Assolutamente no, sì, se facessimo un raffronto tra la stampa napoletana, anche quella più populista, ma ti assicuro che rispetto a certa stampa nazionale, hai citato libri, ma potete citarti anche delle trasmissioni televisive, a livello nazionale, quando in onda su Tele4 ad esempio, magari sì. Dirette da ex direttori di testate come ritorniamo con quel filo conduttore, certo. Un livello tale di aggressività e di violenza verbale, di stravolgimento dei fatti e dei notizie, è veramente di molto è molto lontana dalla più populista della stampa partenopea, insomma, certamente sport, certamente sì, hai fatto pure certo, sì, assolutamente sì, hai fatto una panoramica
Esaustiva, dai. senza alcun dubbio, fra dentro e fuori dal campo, sopra e sotto al campo, insomma, sotto ogni punto di vista. E io te ne sono davvero grato, caro Gennaro, e merito anche di Maria che ti ha stuzzicato parecchio, oltre merito tuo, ovviamente, qua non si leva meriti a nessuno. Io ti voglio ringraziare davvero di cuore, Gennaro, per questa bella chiacchierata. Ne faremo senza alcun dubbio tante altre e ti lascio chiaramente a questo giorno molto speciale. Grazie di cuore, Gennaro, a presto. Anzi, Assolutamente. Grazie a voi, un saluto a te, un saluto a Maria e dimmi. in extremis, ricordiamo alcuni appuntamenti chiaramente con Teleclub e anche tuoi personali, se vuoi. No, vabbè, io sono, insomma, come tu stessa sottolineata, insomma, a Teleclub ogni settimana, di Ok. solito di martedì, dalle, nella seconda parte di trasmissione, che va in onda dalle 17 circa alle 18:30. Insomma, al di là di quello, volevo ringraziare anche te dello spazio, insomma, devo dire che non è consuetudine di ogni trasmissione dare spazio anche ad argomenti in maniera così ampia. Ti ringrazio voi e vi auguro una buona serata e ci farà piacere intervenire in futuro. Sarà un nostro piacere. Mi hai tolto le parole di bocca. Va bene, perché io Grazie sono Gennaro. vesicola. Grazie Gennaro, a presto. Ciao ragazzi, in bocca al Ciao lupo a tutti e Gennaro. buona serata. Crepi, grazie. Ciao ciao.